precisare le attività che si svolgono in questa scuola relativamente ai fondi strutturali annualità 2007-2013. In particolare i PON, le risorse arrivate, assegnate a questa scuola grazie a finanziamenti europei, relative all'anno scolastico 2008-2009. Si stanno già attivando in questi giorni, sono partiti già da qualche mese per la verità, le azioni PON di uno che riguarda la formazione del personale docente, B4 che riguarda anche la formazione del personale, C1 e C4 che riguardano, sono delle azioni volte a migliorare le competenze chiave degli alunni in varie discipline. Poi si svolgono delle azioni volte a migliorare le competenze del personale. Poi abbiamo tutta una serie di azioni volte al miglioramento della formazione di scienze per i docenti che si tiene qui a San Domenico. Poi abbiamo due corsi per gli alunni, in particolare il C1 e il C4, informatica, teatro, poesia e ceramica per gli alunni. Questi sono corsi che si rivolgono, che hanno come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze, in particolare quello di teatro e poesia, ed anche altre attività di educazione ambientale, quindi educazione ambientale e teatro e poesia per valorizzare le eccellenze. E poi abbiamo i corsi volti a migliorare le competenze chiave, che sono i corsi di informatica. Noi abbiamo un corso sul commercio elettronico e poi abbiamo due corsi sull'acquisizione del pacchetto Office, quindi due corsi di informatica però maggiormente specifici, che si occupano competenze di lingua inglese, ultimi di informatica, quindi di lingua inglese ad un'utenza adulta. Voi sapete che questa scuola è un centro territoriale permanente che si occupa anche delle questioni degli adulti, quindi particolarmente. Infatti ci sono stati assegnati anche i FESR, che sono i fondi proprio per lo sviluppo, per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche. Noi abbiamo anche il quadro che si avrà, che si ha e che si sta svolgendo, il quadro di attività che si stanno svolgendo in quest'anno scolastico presso quelli del settore scolastico. Noi sia ieri con le vicissitudini anche ulteriori azioni di finanziate. Quindi voi ci cercate del funzionamento amministrativo didattico, è l'unica risorsa che si ha per tenere una scuola. E ho l'orgoglio di dire che questo è il primo circolo di Piedimonte, la scuola di San Domenico è la scuola di Piedimonte, certamente la scuola con più tradizioni, di Piedimonte. È la scuola in cui si sono formate e sono cresciute intere generazioni di piedimontesi, sopra abbiamo registri fin dagli inizi dell'altro secolo, 1900, è una scuola che grazie all'Europa è riuscita a mantenersi al passo con i tempi. Fra poco vi porteremo nel nostro laboratorio sopra, che ha avuto modo di conoscerlo, chi lo conoscerà adesso potrà apprezzare la modernità, potrà apprezzare il fatto che grazie a questi fondi, grazie a questa scuola e ai vari dirigenti che si sono succeduti in questa scuola, possiamo offrire un prodotto di primo ordine alla città e soprattutto a questo quartiere di San Domenico, in cui noi ci mandiamo da anni a rappresentare lo Stato. Adesso insieme a noi c'è l'anno scolastico 2008-2009, perché abbiamo programmato di potenziare il laboratorio di informatica che abbiamo nell'altro presso Seviciano, abbiamo programmato di tenere a passo con i tempi le attrezzature informatiche di questo presso e abbiamo programmato già di rinnovare il laboratorio di ceramica che, come ha detto la dirigente, è leggermente obsoleto. Ma ne abbiamo già programmato, sta programmando il proprio futuro, investendo nel vostro futuro, così come lo slogan dell'Europa. Grazie a tutti voi. Adesso, prima di congelarci da voi, volevo di illustrarci brevemente la presentazione che hanno fatto i ragazzi.
i ragazzi sugli uomini primitivi.